Grazie per la calorosa accoglienza, nonostante la temperatura esterna. E cominciamo a organizziamo. Bene, partiamo a secco così? No. The black man, the boogeyman is calling. Black, siamo black, sufficientemente. Sei tu il boogeyman, fratello. Trasmettici il tuo calore, trasmettici il tuo blues. Questo è quando io vedevo sti giorni. Here we are, born to be king. We are the master of the universe. E dopo di là mi traduci, perché io guarda, purtroppo sono più tutti per fare il caso che te partiamo. All right! Vai. Se non si è nel parere del tuttologo dotto, del secchione che parla come un libro stampato, lo si folla in sordina a un cervello stracotto, ma che gaia scemenza è un somaro marchiato. Io che sono cresciuto tra gente dimessa, nel medesimo caso uso un'altra espressione, e se cambia la forma la sostanza è la stessa. Chi non la pensa come non è coglione. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. E fingendosi ingenuo, il padre di Candido, il geniale Montella, scrisse in buona sostanza che lui ben lo tollerava, che trovava anzi splendido che con il suo pensiero non ci fosse assonanza. Pur seguite, signori, voi frasi da galera, mi batterei fino all'ultimo come un leone per lasciarle dire sì, aspetta e spera. Chi non la pensa come noi è un coglione. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Se non scoppia all'istante una guerra civile, quando sono contrariato da qualche mio stante, un po' per simpatia o compiacenza servile, o per la vanità di apparire tollerante, e anche un po' per paura che questo bisonte, preso in modo sbagliato, non perda occasione per marchiarmi a pugno il suo credo in fronte. Se chiama se va con me, non son de con, entre un suo alipo me c'è un purre con e tre, che non è patente di fra il fodre de e tre. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, e dir che non si intelligenti occorre esserlo. La morale di questo mio ritornello è la parte si afferra con facilità, senza dotti discorsi e col proprio cervello. Si tratta di scendere tra due eventualità, e l'alternativa si può ben capirla. Quelli che sono d'accordo sono brave persone, e tutti i restanti dei poveri pirla. Chi non la pensa come noi è coglione. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non siete intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non siete intelligenti occorre esserlo. Accennavo al francese quando mi parlavi in inglese, io dicevo non capisco, non comprendo, perché capisci? Il discorso è questo, che tu in questo momento sei il boogeyman, sei l'ombra che tutti quanti hanno, ma che normalmente vive ripiegata dentro noi. Sappiamo, tu muoviti sul palcoscenico e vedrai un'ombra davanti a te, è la prima ombra, la seconda ombra ti segue, la prima ti precede, la seconda ti segue, ma la terza ce l'hai ingoiata. Però tu, essendo nero anche fuori, sei la terza ombra, sei il boogeyman. Perché la terza ombra vive male dentro di noi? Perché non la si può fare uscire sul tram, non la si può fare uscire per strada.
Non puoi dire a tutti quello che pensi, altrimenti ti prendono a sberle, oppure offendi, fai star male. Non puoi dirlo a chi ami, non puoi dirlo a chi odi, perché comunque sia potresti trovarti ad odiare chi ami e ad amare chi odi, e viene fuori un casino. Comunque sia, tu in questo momento hai il potere, per 20 minuti o quel che è, di portare fuori e fare un giro la terza ombra, quelle cose nere, cupe, che tutti quanti pensano, ognuno nella sua latitudine, ma che normalmente non possiamo far uscire, perché altrimenti sta male, è troppo, non si può. No, soprattutto oggi che c'è un periodo di facciarsi, un mondo di cose, si dice i tempi bastardi, no? Perché questi tempi sono bastardi? Io in sintesi posso dire sono bastardi, perché? Perché sono tempi dei quali non c'è nulla da ridere, del luogo di questo che si può ridere praticamente di tutto. Non so, per dire, ma negli episodi proprio sul minimo, per esempio, abbiamo tutti letto che di questi tempi sono ripresi i furti negli scali aeroportuali milanesi. I poliziotti se ne sono accorti perché hanno piazzato una ventina di telecamere nella zona smistamento bagagli, in tempo due ore gliene hanno fottute tutte. Cioè, no, vedi, ma sì, ma, allora, no, aspetta, si parte sempre a arrivare, ma senti dichiarazioni stucchevoli, stupefacenti, per non dire veramente che tu tra secoli e dici, ma e ridi, ma in modo ribaltato e assolutamente improprio, perché hai perso l'obiettivo della stessa cosa. Non so bene che cazzo ho detto, però sentendovi attenti, la ridete che cazzo me ne frega. Allora, dicevo, no, io ho sentito una nota accreditata velina dichiarare: smettiamo con questa storia che noi veline ci accoppiamo ai calciatori per motivo di denaro. Motivo un altro, andiamo lì con questi qua, perché frequentiamo gli stessi locali. E dico, ma dai, e nessuno che sia avuto il coraggio di dire, guarda che gli stessi locali sono anche frequentati da baristi e da camerieri. Ma non si ha notizia di una velina che si sia accoppiata con un guardaloniere. Allora, perché godi di ribalto? Perché a quel punto lì sei costretto a solidarizzare, a tifare per gente che è lontana da te per censo, estrazione, cultura. Ecco i tempi bastardi di oggi. Io sentendo una dichiarazione così ho gridato di botto: viva la principessa Stefania di Moro, che lei chi c'è se lo fa. Ma lo dici e vedi che non bisogna, cioè lei, ecco la guardia del corpo, se la fa. Va al circo, c'è un domatore, giù che si fa anche il domatore. Il pubblico è l'ore della tigre, è tutto il kit. Si fa magari. Ma allo stadio c'è il portiere, giù che si fa anche il portiere. Cioè io penso che essere amici della principessa Stefania di Moro sia assolutamente gratificante. Ti si fa come niente. Allora capisci che un mondo così è insopportabile. Allora devi coltivare le emozioni. Ecco, dicevo il francese, un autore come Brasso. Ma era un teutico tirarle fuori. Ma certo che bisogna tirarle fuori. Bisogna stare anche in misura. Tu sei un predicatore di questa terapia. No, io mi allontano dal predicatore. Ma si capisce questa terapia. Ma certo, io bisogna resistere di fronte a qualsiasi situazione. Anche, ho fatto salvo certe cose proprio inattaccabili e indicibili, però c'è sempre la possibilità contromano di poter sorridere di questo. Mi viene quasi l'azzardo, cioè, tu pensa, una volta il cabaretto c'è che era satira politica, oggi è difficoltoso e c'è difficoltà di fare satira politica, perché questi politici sono spiazzati il comico, cioè fanno più ridere loro, eccetera. Quando il comico ha il potere, la satira è in crisi. Allora tu devi limitarti anche lì a andare, cioè, ma chi c'è in politica? Cioè, io con chi posso prendere? Perché la satira è azzerata? Perché manca il materiale sufficiente. Cioè, non so, per esempio, Maria Rosaria Carfagna per i congiunti, Mara per le traute e camionisti, è niente di personale, io niente contro la Carfagna, anzi, donna apprezzabile, è che politicamente boccheggia. Lascia stare, credo che poi, donna apprezzabile, Carfagna è ministro della cioè, ma che master politico ha fatto? È uno che ha lavorato con Davide Bengasi, cazzo, ha fatto i cervelloni e Domenica Inni, calendario a nastro, ministro della Repubblica Italiana. Ma
voglio, allora se così io voglio frate indovino, salto subito. Il comico è spiazzato. Siamo il paese che ha eletto. No, ma capisco che è tutto difficile anche esternare, cioè, questa roba che te. E poi mi hanno già anche dei cognomi che aiutano. Ma tutti pensano che noi siamo il paese, ma per dire politicamente come il comico al naso, siamo il paese che ha eletto, candidato, votato e appunto reso, c'è Iva Zanicchia parlamentare europeo, c'è Iva Zanicchia parlamentare, ma donna che qui simpaticissima, ma che cazzo ne sa? Cosa va a fare Iva Zanicchia a Strasburgo? Sicuramente la metterà una cosa di tutta la commissione finanza, dopo 40 anni di ok il prezzo giusto, e non lo fare, invece no, il più si sa che non c'è finanza senza Iva, cioè ma ti rendi conto? È veramente difficile. Il tempo fa in una competizione elettorale hanno candidato Rita Pavone, cioè Nani e Ballerini in un colpo solo. È scesa in campo. È scesa in campo, è salita al Senato la moglie di Emilio Fede, cioè Emilio Fede è la roba che è tutta intera, figurati la sua metà, cioè guarda che siamo. Cioè, un paese di pazzi, un paese dove il leader dei cattolici moderati si chiama Casini, l'esponente di punta dell'antiproibizionismo lo stanno è Pera, il capo della polizia si chiama Manganelli, cioè, ma il capo della nostra polizia si chiama Antonio Manganelli, è come se un attore pornografico si chiamasse Giuseppe Minchia, ma completamente sballati, allora in un mondo così dove le verità sono rivoltate. Io ho detto, ma perché dal momento che su ogni pacchetto di sigarette appare la scritta il fumo uccide, perché per la stessa ragione su ogni scheda elettorale dovrebbe apparire la scritta il governo ti incula? Perché ci deve stare, ci deve stare. Allora, l'emozione musicale, incontrare, intercettare un autore come Brassens, ecco, questa canzone che parlo, ha fatto un disco, ha collaborato anche uno dei tuoi valenti musicisti, grandissimo Anga, che infatti sono Daniele Caldarini ha arrangiato i pezzi e Daniele Caldarini che mi segue. Allora come detto, il tratto legato a questa comicità, questa con l'ironia velata insieme alla poesia e all'azzardo, Brassensiano, secondo me fa un tutt'uno. Il disco l'abbiamo fatto per quello che gli abbiamo anche portati, perché è giusto che i fans di Anga posseggano una copia del CD. Motivo per acquistarlo è che, credetemi, non va niente in beneficenza nessuno. Ecco, è giusto che no, ci tengo a dire, perché se no. Ecco, allora i tratti di Brassens, senza essere. Per esempio, cavalcare quei temi assolutamente infrequentabili, no? Ecco, solleticare un po' quell'anima che dicevi che andrebbe sempre più tolta da dentro per uscire fuori, e toccare quelle corde lì. Tema preferito da Brassens, la morte. Tu guarda l'approccio che abbiamo alla morte, ti sballate come in politica. Ci dicono che tutti dobbiamo andare a stare meglio e sull'argomento morte, cioè non si va via sereni, cioè sull'argomento c'è rigidità. Se vuoi si è coinvolti direttamente, si è addirittura rigidissimi. Ma adesso, guarda che dico, ma perché approfittando della cessata attività ventricolare non prendersela un po' più a cuore leggero? I vantaggi sono sotto gli occhi di tutti. Guarda che la morte ti tira via veramente un sacco di fastidi. Per esempio, non lo so, il disoccupato cronico, un buco lo trova, cioè. Il pigro non muove più un dito, l'ecologista non tira via più aria a nessuno. Guarda che la morte, pensandoci bene, ti risparmia un sacco di seccature. La prima fra tutte quella di non andare al funerale degli altri. Guarda che sono noi. Ci dicono che dobbiamo stare meglio tutti, no? Per dire, nel paradiso dei musulmani ci sono 40 vergini che ti aspettano. Ma direi, è quasi un casting di Buona Domenica. Non forse per l'aggettivo vergine. Va un po' meno bene a quelli che sussurrano, insomma, nel paradiso dei cattolici dove
corre voce che non si batta chiodo, ma in compenso c'è un panorama straordinario, una vista della Madonna. Ecco, allora dice, io sono agnostico e mi limito a sperare che nel mio paradiso ci siano almeno un paio di zoccoli, cioè meno due generosi rispetto a 40 che se la tengono stretta, cioè. Allora, no, l'ipocrisia, ma veramente lo chiamo davanti le ore e lo ricamo. L'ipocrisia della morte, allora divertirsi, tirare fuori quell'anima nera che dicevi tu, perché io credo solo in comicità nel pessimismo, cioè il pessimismo comico è un mio cavallo di battaglia. Io sono assolutamente pessimista per due semplici ragioni. La prima è che ci azzecchi quasi sempre. E la seconda è che se ti sbagli la incontro una piacevole sorpresa. Quindi io credo che essere pessimisti convenga. Ho detto, anche su quelle tombe lì dove leggiamo quelle scritte, no? Ho detto, tu leggi delle scritte e quelle epigrafi, quelle. E non rispondo, cioè tendiamo anche lì a dare di noi un'immagine diversa dalla. Sì, perché io per esempio mi ricordo, c'è un ragazzino morto in guerra, ancora in Pechino, per la patria buona, vissuto è assai. Quel poverino lì, lo vedi lì, secondo me avrebbe voluto fare un altro, almeno un'altra decina d'anni senza guerra, insomma. Cioè, sono quelle scritte lì un po' auliche. E alcune gliele appiccico, alcune se le appiccico, cioè scrivete sulla mia tomba, tendendo sempre, quando non c'è più. Ricordo il grandissimo Walter Chiari, ancora vivo ovviamente, disse sulla tua tomba cosa leggeremo? Non piangete, tutto sono arretrato. Esatto. Questo è il modo giusto. Però loro si mettevano in gioco da questo punto. Questo è il modo giusto, l'ho detto, siccome questi qui sicuramente certe scritte non le metteranno mai, mi diverto io un po'. Per esempio metti sulla tomba di Pamela Anderson, no, Pamela Anderson, perché io ci scriverei decompormi la vedo dura. Sulla tomba di Bill Clinton, non inginocchiatevi. E non impeachment. Ma per la par condicio l'altra signora? L'altra signora, vabbè, sulla tomba di Monica Lewinsky, grazie di essere venuti. Cioè, io... No, se posso dire... Ma lo scritto veramente un filotto. Ispirato un po' dal tratto brassensiano di questo, per esempio, non so, sulla tomba, non so, cioè, Raffaella Carrà, come bello far l'amore da 3 metri in giù. Sulla tomba di il marito di Costanza, come si chiama? Io non seguo la televisione. Maria De Filippi, c'è posto per me. Queste sono scritte. Alessia Marcuzzi, finalmente sono andata di corpo. Cioè, scritte così, sulla tomba di Monsignor Emanuele Milingo, lo sapevo che non c'era, meno male che ha trombato. È un modo per non continuare a morire sul serio. Vedi che i tratti per tirare fuori quello yugo. Liberatorio, liberatorio. Ma per esempio, se ti dico dei nomi come... Vediamo. Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Entro 10 anni esco in cofanetto. Beh, adesso il povero Mike è morto. Io faccio solo su Lirico, infatti recentemente mi si sono bruciato un paio di epitafi. Purtroppo bisogna togliere, e questo è l'eleganza in comicità anche di quella spettina. Io ho fatto l'epitafio per Mai Buongiorno, ho scelto la cassa numero 3. Ecco, mi è andato via anche quello di Michael Jackson, che era finalmente Stingo, che però ho riciclato su Carlo Conti. Non si butta via niente, non si butta via niente. Poi non so, per esempio sulla tomba, guarda, sono scritti parecchi, per esempio sulla tomba di Callisto Tanzi, non piangete sul latte versato. Ecco, forse sul genere Canoro. Per esempio, questi sono dei personaggi, perché questa roba qui? Ecco, per esempio, Gigi Marzullo, sottoterra
un modo per conoscersi, per capirsi. Non dite che non seguite, io, ecco, per esempio, ce l'ho con alcune, senza rubare troppo tempo, diciamo una cosa, togliamo di tutto. Non stiamo rubando niente, nessuno ridono, io sono d'accordo. L'altra cosa, perché l'emozione vera di Brassens, cioè io dico in canzone, quindi l'idea di intrecciare monologhi a canzone, uno spettacolo di un certo tanto, di un certo tipo, perché la televisione costruisce, farsi, cioè se la televisione dice una cosa, tu tieni presente l'opposto, che è quella lì la roba giusta, è il vero, cioè, tu prendi in televisione, prendo 12 sconosciuti totali, li scaraventano su un isolotto dei Caraibi, come li chiamano, famosi. Ma famosi di chi? Tre quarti della Lega Brigata è sconosciuta, i 5/3 del globo terrestre. Se uno di questi cosiddetti famosi bussasse in modo inaspettato alla porta di un suo primo cugino, il cugino primo non gli apre, dice, ma chi cazzo sei? Vai a mettere i volantini e quello io per me. Non li conosce nessuno e ce li gabellano come famosi, e per noi restano famosi. Ma la televisione, sia chiaro, difendo questo programma su tutti i reality, vedi, non so più che cacchio fare con questi reality, veramente una cosa insopportabile. Adesso nella casa del Grande Fratello ha messo dentro un trans, nella prossima edizione entreranno anche quattro carabinieri, ma adesso io, cioè, non so più cosa inventarsene per farlo. Io difendo l'isola dei famosi, io sto con questa banda di patriottici pirla che tanto in tanto salta la volta di Santo Domingo. Sto con loro perché, pensiamoci bene, è uno dei rarissimi casi in cui non si può assolutamente parlare di fuga all'estero di cervelli. Partono solo gli involuti. Questa banda di pirla, il cervello è un opzione, ce l'hanno al traino, sicuramente non scendono mai tra i tre oggetti da portare su lì. La televisione mi stifica, la televisione prende Luca Giurato, lo manda in onda, lo chiama giornalista, Luca Giurato sta al giornalismo come Jessica Rizzo la virginità, non c'entra niente! La televisione! Prende Gigi Marzullo, ma c'è, Gigi Marzullo è un'entità, io si faccia la domanda, si dia una risposta, già che ci siamo aggiungo io, si manda il caffanculo. Gigi Marzullo, ma sai che è una cosa che Gigi Marzullo, quando viene fuori, dice, è notte alte, sono io. Cioè, la cosa impressionante di Gigi Marzullo è che non è che sono 30 anni che fa sempre le stesse domande, è che ancora le legge, o chiede a tutti la stessa cosa, tu la sai a memoria e lui la legge, ma impara, sono sempre... Tu sei, parte la sigla, no? Te alza sono io, tu sei lì già in questa fase di preanestesia. Cioè sei lì veramente narcolettico, sei lì stesso, la prima di quando tu lo poi tu in quello stato lì, pre-anestesia, pre-somma, cioè, le domande lì le sai, tu le sai a memoria lì, ultimamente mi esce in video, sono lì, l'ultima volta ho sentito un rumore strano, i coglioni proprio. Ti vedo carico, io adesso mi posso anche alzare, me la prendo la responsabilità, io ti dico soltanto, fai due passi all'indietro. No, no, adesso la pigna di libri. Adesso guarda lì, c'è una cosa che c'è dall'inizio del tour, noi non vogliamo, è incollata con la colla caldo, quindi non può essere. Devo dire che il trainer di nuovo l'ha visto da vicino, ma. Sì. Io ti dicevo soltanto, senza adesso lasciarci andare a cose che io ti preannuncio che non mi ha mai fatto diventare di buon umore una persona, e lo stesso grande capo Siu un giorno prima di andare in battaglia disse: io credo che il sangue di un uomo debba restare dentro le sue vene, però adesso io mi preparo e parto per la battaglia.
dove stiamo facendo una battaglia, forse qualcuno la fa, qualcuno no. Io ti dico soltanto, sei un boogeyman. E allora lì, in quel caso, senza andare adesso a dire cose che possono stupare, facilmente, infatti io Davide, io ti dico opportunamente, io da tempo, proprio in spettacolo, proprio, nonostante le difficoltà di fare satira, io non parlo più di Berlusconi perché ci tengo a rigenerare, quindi non... No, ma veramente è una questione di suono, eccetera. Sullo specifico, ecco, il comico, come puoi investire in un percorso del genere senza urtare nessuno? Perché la risata veramente è liberatoria. Credo. Io posso attribuire al padre di Tartaglia, che padre di Tartaglia, secondo me, ha detto una cosa così per quello che io ho detto, mio figlio è malato di mente e era difficilmente intuibile che avesse uno sprazzo di lucidità. Quindi io... ma giusto per essere spettino. Questa è la bugia. Ma certo. Ma se tu fossi stato in giro quel giorno lì, avresti chiesto, che ne so io, dov'è che devo andare? Ah, non so, metti, per tu sei in giro, chiedi, dici, ma dov'è che posso andare a vedere un comizio del PDL? Dici, ma guardi, prenda la prima destra, quando si trova il duomo in faccia, è arrivato. Ma questo è. Io francamente non volevo parlare di perché comunque il comico, secondo me, il tratto legato al comico è questo della cattiveria, solo il comico deve essere dispari di natura. Allora, se sei dispari, ma veramente dispari, cantami la canzone più boogeyman che esista.